La sede naturale era Bazzara del Vallo, non soltanto per questo protocollo ma anche per i passi successivi. Bazzara del Vallo è capitale della pesca ma è anche capitale della multiculturalità e della multietnicità. Qui si parlano diverse lingue, qui ci sono diverse culture, qui ci sono diverse religioni e qui prevale la cultura del rispetto. È un segnale che da Bazzara del Vallo viene lanciato all'intera Europa e all'intero Mediterraneo. Sapere che c'è una possibilità di intraprendere un cammino di maggiore collaborazione con la Libia è uno dei grandi presupposti di chi si muove ad operare politicamente e istituzionalmente in questa parte del Mediterraneo. Una bella cosa che naturalmente testimonia l'ottimo lavoro fatto dal distretto della pesca, un ottimo lavoro fatto anche dalla istituzione regionale che oggi ha voluto presenziare con ben due assessori, l'assessore Lagalla e l'assessore Bandiera. È una bella cosa per la nostra città e speriamo che possiamo contribuire anche a creare un clima di serenità nel popolo libico e in tutto il Mediterraneo. Sì, assolutamente sì, doveroso essere presente anche perché, come lei ha ben riportato, un tassello utile, certamente importante, di un percorso al quale non si può rinunciare, ma nei confronti del quale invece è opportuno ed è necessario avviare e stimolare ogni energia, ogni attività in questa direzione. Saremmo, dicevo nel mio intervento, bocciati dalla storia se commettessimo l'errore madornale di trascurare, probabilmente come si è fatto per tanti anni, quel grande tema e quel grande luogo del mondo che è il Mediterraneo. Mediterraneo che è la culla della civiltà dei nostri popoli, della nostra storia e che ha bisogno sicuramente di essere messo al centro di ogni tipo di politica che vuole guardare allo sviluppo, alla convivenza e alla cooperazione, perché abbiamo parlato di pace, abbiamo parlato di cooperazione, non vi è dubbio che questi importanti valori non possono essere raggiunti se veramente la ricchezza che si produce nel mondo e quella che si può produrre attraverso anche la distensione dei rapporti, il dialogo, la collaborazione, la formazione, se ciò non avvenisse chiaramente vanificheremmo ogni opportunità anche in tema di ridistribuzione della ricchezza che è quel presupposto fondamentale perché in ogni angolo del mondo ci sia pace. Chiaramente la presenza qui vuole testimoniare una grande attenzione, un grande interesse a queste dinamiche per ovviamente supportarle e andare avanti su questa strada che, ripeto, è un presupposto irrinunciabile al quale intendiamo come dire, la nostra presenza assolutamente sottoscrivere in ogni termine. Ma oggi è una giornata dalle duplici suggestioni, 50 anni dal terremoto del Belice, nel segno della memoria e della tristezza, un accordo con la parte libica per riaprire una intesa forte e duratura sul piano della collaborazione e quindi della speranza e del futuro. Questo anelito va sicuramente colto non solo attraverso quegli aspetti tecnici dell'accordo che guardano alla collaborazione tra i due opposti poli del Mediterraneo in materia di pesca, ma vorrei dire soprattutto un progetto di cultura e di politica mediterranea. È stato ricordato che come essa sia irrinunciabile e che per quanto riguarda l'interessamento e il coinvolgimento dell'assessorato che oggi ho l'onore di dirigere, è certamente parla in particolare di formazione e parla quindi in particolare di iniziative che sostengano con la conoscenza e con la cultura e la professionalità tutte quelle iniziative che rafforzano il dialogo della pace e il dialogo della cooperazione.